Ciao Crizzette, ciao Crizzeti e benvenuti a tutti gli altri. Potete restare in nostra compagnia cliccando iscriviti. Ora ci ascoltiamo ancora la vecchia sigla. Sigla. È un po' che non faccio video della rubrica Consigli per scrittori, che era la rubrica di questo canale in cui parlavo un po' più sia di quello che è il settore dell'editoria che anche di piccoli consigli pratici che possono servire a qualcuno che scrive. Come sapete, se seguite questo canale da tanto, io insegno scrittura creativa da 5 anni a Officina Letteraria a Genova. Se siete curiosi di conoscere i nuovi programmi e tutto quanto bla bla bla, trovate il link qua sotto nell'info box. Questo video vuole contenere un po' una serie di pillole, di consigli semplicissimi e generalissimi che però possono servire a qualcuno che magari si sta approcciando alla scrittura, non dico per le prime volte, ma comunque magari si sta impegnando per la prima volta nella stesura di un progetto un po' più ampio, come può essere un romanzo. Magari scrive già da tempo ma non ha tanta consuetudine con l'abitudine alla scrittura ogni giorno. Quindi vi darò qualche consiglio che in generale tendo a dare anche ai corsi in momenti diversi dei corsi. Il primo, che è una cosa che tutti mi lantano di fare ma quasi nessuno fa davvero, è avere sempre dietro un taccuino per gli appunti, un quaderno, quello che vi pare. Eviterei il cellulare, mi sembra un po' più dispersivo mettersi a scrivere la nota sul cellulare, anche più scomodo, non lo so. Ho sempre la sensazione che quando scriviamo qualcosa con la manina ce la ricordiamo meglio. Voi non avete idea di quante buone idee arrivino alle persone per strada, semplicemente andando a scuola o andando al lavoro, e vengano poi dimenticate il tempo di arrivare a casa. Con la promessa a se stessi: ah, ma questa frase me la ricordo. Ah, ma questo snodo narrativo qua me lo ricordo, è impossibile dimenticarselo. Boh, tempo di mettere sulla pasta, ciao, archiviato proprio. Archiviato nei recessi della memoria che non resta con noi. Per cui è di fondamentale importanza avere sempre con sé un quaderno per gli appunti o un block notes o un taccuino. Pensate che io quando ero ragazzina e ho scritto i miei primi romanzi... Babbo? Bello quando si telefonano, mentre tu registri il video e perdi completamente il filo di ciò che stavi dicendo, ma proviamo a ritrovarlo. Parlavo di quando ero ragazzina, scrivevo bla bla bla. Portavo sempre con me un taccuino già allora. Portavo sempre con me un taccuino e addirittura lo usavo come esercizio di scrittura creativa, nel senso che qualsiasi idea mi venisse me la annotavo. E per idea intendo anche leggi una notizia stramba che ti colpisce, che ne so, ti viene in mente una frase particolarmente efficace, qualsiasi cosa, io me la scrivevo giù nel taccuino e mi divertivo a creare delle storie che unissero il più possibile, il maggior numero possibile di puntini presenti sul mio taccuino, cioè utilizzavo questi elementi completamente slegati tra loro come spunti per delle narrazioni nuove, cercando di infilarne il più possibile. Mi facevo anche dare magari, mi facevo fare dei giri di parole dei miei amici, ciascun amico mi scriveva una parola sul taccuino e poi arrivata a casa scrivevo delle storie che contenessero tutte quelle parole. Il taccuino è il vostro migliore amico, io non so quanti taccuini ho consumato nella mia vita. Lasciate stare i memo vocali, lasciate stare le note del telefono, no, carta, un quadernino, va bene qualunque cosa. Un secondo consiglio che mi viene in mente da darvi, ma naturalmente se avete altre curiosità lasciatemele nei commenti qui sotto, perché magari posso fare un video su questa stessa falsariga, quindi con sempre delle piccole pillole, dei piccoli consigli per chi scrive, senza concentrarci su un tema in particolare, ma spaziando un po' di più. Dicevo, il secondo consiglio che mi viene da darvi riguarda il fantomatico blocco della pagina bianca. Sono sicura di aver dedicato già video più approfonditi all'argomento, ma combinazione, parlavo di questo poco tempo fa con un mio amico scrittore, ci siamo detti questa cosa ed effettivamente credo che sia comune un po' a tutti. A me personalmente difficilmente capita di sedermi a scrivere quando non ho niente da scrivere, non mi ci metto proprio. Però tanti che invece magari hanno un metodo di scrittura diverso e quindi si impongono, che ne so, degli orari oppure un numero di pagine, si possono trovare nella situazione di avere davanti la pagina bianca e non sapere come andare avanti. Il consiglio che do io in questi casi, ma che ho visto funziona per tanti, quindi credo si tratti di qualcosa di proprio fisiologico, è alzarsi da dove si è seduti, alzarsi dalla propria scrivania, dal proprio studio, da dovunque voi scriviate,
scendere in strada col vostro cappottino, con la vostra giacchetta e andare a prendervi anche solo un caffè al bar sotto casa, al bar all'angolo. Ma proprio fare il gesto fisico di alzarsi e camminare e andare da qualche altra parte all'aperto, fare qualcosa di fisico che vi stacchi completamente da quella che è la concentrazione totalmente mentale della scrittura. Perché l'azione fisica riattiva anche quelli che sono i processi in quel momento inceppati dal punto di vista creativo. Qualsiasi cosa là fuori può venire in vostro soccorso, può essere una bustina di zucchero con una pubblicità assurda sopra, può essere un discorso che sentite per strada, può essere l'accento del barista, può essere la notizia che vedete sulla prima pagina del giornale passando davanti all'edicola. Non uscite per strada con l'ossessione di trovare qualcosa, uscite per strada con un altro obiettivo: fare la spesa, prendervi un caffè, prendervi un gelato, fare due passi con un amico, quello che vi pare, ma fate qualcosa di fisico che vi porti fisicamente lontano per almeno un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora dal vostro lavoro e dal vostro computer. Quando tornerete sarà infinitamente più facile rimettersi a scrivere. L'ultimo consiglio che vi do per oggi è una cosa divertente in realtà. Io li chiamo proprio i casting, cioè quando mi metto a scrivere un nuovo racconto, un nuovo romanzo, quel che è, per i miei personaggi faccio sempre un casting mentale. Anche per i personaggi secondari, questa è la parte importante, ma ora ci arriviamo. Cioè, tutti noi quando immaginiamo il nostro protagonista lo immaginiamo fatto in un certo modo. Magari per i più narcisoni là fuori è un ricalco di noi stessi, magari è alle fattezze, anche solo le fattezze fisiche, intendo, di qualcuno che conosciamo, di un amico, di un parente, di un artista che per qualche motivo seguiamo. Perché è infinitamente più facile, anzi è l'unica cosa possibile, scrivere di qualcosa che si conosce e che si conosce molto bene, affinché il vostro personaggio, anche da un punto di vista di immagine, anche da un punto di vista fisico, sia credibile sulla carta. Voi dovete immaginargli davvero una faccia, e appunto è una cosa che già tendiamo a fare naturalmente quando si tratta dei nostri protagonisti. È veramente raro imbattersi in un libro con un protagonista senza volto, cioè che arriviamo alla fine della lettura e non ci siamo fatti noi lettori neanche una vaga idea di quali fossero i suoi connotati. Ma per i personaggi secondari è tristemente diffusa l'abitudine di sbattersi di che aspetto abbiano. Questo ovviamente non vuol dire che il nostro libro conterrà delle precise, puntuali descrizioni fisiche di qualsiasi lattaio compaia nel romanzo. Però noi quel lattaio ce lo dobbiamo avere ben presente, perché è l'unico modo di rendere la scena credibile, per quanto sia una microscena. Come sono le mani di questo lattaio che ci passa il resto sul banco? Sono delle manone grosse che producono un certo tipo di suono abbattendosi sul bancone, o sono delle mani delicate, magari anche un po' sudaticce, imbranate, che fanno cadere le monetine per terra e noi ci dobbiamo chinarle a raccoglierle? Sembrano sfumature, ma in realtà sono sfumature importanti per rendere verosimili una scena. Quindi il gioco che faccio io, quando ho già chiari chi saranno i miei personaggi primari e secondari, che ruolo avranno, eccetera, è fare proprio i casting. Fare mente locale, fare rassegna di volti. Se si tratta di ruoli importanti all'interno del libro, mi è più comodo scegliere il volto o di qualcuno che conosco effettivamente, oppure molto spesso di un'attrice o di un attore, indipendentemente dal fatto che l'attrice o l'attore mi piaccia o meno come artista, perché quando tu lavori immaginando il volto di qualcuno come un attore, hai già tutta una gamma cromatica di espressioni, di stati interni che questo attore o questa attrice ha interpretato sullo schermo nella sua carriera, per cui è più facile immaginare come la sua faccia si muoverà nell'esprimere un'emozione, come reagiranno i muscoli del suo viso alla tristezza o alla felicità o vatte la pesca, no? Quindi è una grande guida, un grande aiuto, ma non è sufficiente ovviamente per tutti i personaggi vedersi delle filmografie di gente di cui magari non ci frega neanche nulla. A volte per me è più che sufficiente vedere delle fotografie non necessariamente di persone famose, cioè fotografie anche che
si vedono su riviste, fotografie che si trovano su internet, finché incontriamo un volto che per noi può interpretare bene quel personaggio, un volto che si sposa bene con la personalità che abbiamo immaginato o che stiamo ancora immaginando, su cui stiamo ancora lavorando. È molto importante, secondo me, comunque rimanere ancorati a questa idea di fisicità dei volti, di reale esistenza dei volti. Aggiunge tutta una dimensione anche caratteriale, espressiva, che trascurando questo aspetto probabilmente non renderemmo con altrettanta verosimiglianza. Fatemi sapere naturalmente che cosa ne pensate nei commenti qui sotto, se anche voi seguite istintivamente o razionalmente questi consigli e se vi vengono in mente altre curiosità a cui potrei rispondere in quest'area, lo faccio più che volentieri. Io anche per oggi ho finito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!